gli ascoltatori. Torio, ringrazio il signor Giuseppe che ci ha dato la possibilità di avere questa magnifica sala per questa conferenza, e ringrazio l'Istituto di Studi Storici di Regione Sicilia che ha pensato a me per questo narrare la storia della diocesi dell'Episcopato del Cardinale. Abbiamo già ascoltato tante cose su Sisto e della Sforza, giovane, alla voce dell'amico Raimondo Zampaglione, e penso che tanti di voi hanno avuto la possibilità di leggere su internet quello che è stato scritto nella presentazione di questa conferenza. Non lo ripeterò qui. Piuttosto voglio approfondire alcuni aspetti dell'Episcopato di Sisto e della Sforza, passando attraverso il momento più difficile di questo Episcopato, il settembre del 1860, quando nel cambiamento istituzionale l'arcivescovo viene profondamente e fortemente. Sappiamo tutti che il 7 settembre del 1860 Garibaldi parte da Salerno alle 9.30 del mattino e dopo 4 ore arriva alla stazione dei Portici. Alle 6 di quella stessa mattina il re Francesco II, la regina Maria Sofia, dopo 12 ore di lunga navigazione, erano giunti a Greta, dove trovarono ad attendere sul molo la regina madre e le principesse, con gran parte del seguito della regina madre, tra cui il padre Borrello, cappellano reale, che saluta Francesco II dicendo: se vostra maestà non è stato un grande re in terra, sarà certamente un grande santo nel cielo. Pochi sanno che la mattina del 4 settembre vi era stato un incontro tra il re e il cardinale di Sforza. Il cardinale aveva consigliato al suo grado di allontanarsi dalla capitale per non ripetere i lutti e i danni che già erano accaduti in Palermo. Il cardinale, subito dopo l'incontro con il suo grado, si reca verso l'annunziatura apostolica per consegnarsi e confrontarsi con un nunzio su un atteggiamento da tenere. Ed infatti, il pomeriggio del 7, il nunzio apostolico in Napoli chiude internamente il suo palazzo, ordinando l'asportazione degli stemmi pontifici dalla facciata, e lo stesso fanno immediatamente i ministri d'Austria e di Russia. La sera stessa del 7, Garibaldi si reca in Roma, dove un suo cappellano, poi segretario, tale Francesco Pantaleo da Castelvetrano, officia una non meglio precisata santa cerimonia e gli vengono mostrati da due canonici e di San Gennaro. In questa occasione, già qualche ora prima, il cardinale era stato ultimato di aprire il ruolo e far rendere presente tutto il capitolo del credo, di suonare le campane. Il cardinale concede solo che due canonici, con molta fermezza, molta forza, che due canonici mostrino le reliquie del Santo Patrono. Altri dolori attendono il cardinale. Nei giorni successivi, pare dal giorno 12 di settembre, tale padre Alessandro Cavazzi, un altro dei cappellani che avevano seguito la spedizione di Lille, inizia alcune prediche di propaganda in piazza. Il 15 settembre, il nunzio apostolico, dopo un incidente con un gruppo di guardie nazionali che pretendono di togliere la bandiera francese dal balcone dell'annunziatura, dopo che ne aveva ricevuto l'autorizzazione come protezione di questo Stato, il nunzio apostolico è costretto a ritirarsi su una nave spagnola. Nel pomeriggio stesso, il cardinale Sisto della Sforza
parte per Roma, inizia ufficialmente il suo esilio. In quel momento si inserisce a Napoli una figura molto controversa, molto difficile da comprendere. Fra Michele e Maria Caputo è un frate domenicano, vescovo di Agnellino, a cui poi sono state anche imputate cose anche più pesanti. Arriva a Napoli e fa ampia adesione al regime dittatoriale di Garibaldi e a Vittorio Emanuele III. Il 19 settembre, questo è San Gennaio, le salve di cannone salutano l'avvenuto miracolo di San Gennaio. In tale occasione Padre Galazzi, con una sua predica sul sagrato del Duomo, afferma la simpatia e la condiscendenza del santo al nuovo regime. In questo periodo il cardinale, rifugiatosi qui a Roma, consapevole che non poteva lasciare la sua diocesi in balia di falsi voglia, decide di organizzare una curia a Roma, decide di nominare due collaboratori che avrebbero fatto la spola tra Napoli e Roma per continuare ad amministrare la diocesi e far sentire la sua presenza pastorale al clero e al popolo. Ancora un dolore pesante, il cardinale lo ha quando il 7 settembre, ancora Monsignor Michele Caputo, canta un solenne tenero in occasione dell'ingresso di Vittorio Emanuele II in Napoli, dove ha cantato però nella Basilica di San Lorenzo Maggiore, perché gli viene legato di celebrare. Sono questi solo i primi momenti dell'esilio di un uomo che aveva dedicato tutta la sua vita alla sua diocesi. Nominato vescovo di Napoli, arcivescovo giovanissimo, aveva iniziato a creare opere pie, aveva incentivato le nuove parrocchie. In totale, durante il suo episcopato, ne saranno aperte 27, 16 prima di metà e 11 dopo l'unità. Ma soprattutto quello che è importante nel pensiero del cardinale è il fondamento amministrativo delle parrocchie extraurbane. Mentre le parrocchie urbane, diciamo che ricevevano dei beni da quelle da cui venivano scorporate, quelle extraurbane furono dotate personalmente dal cardinale, anche con beni di sua proprietà. Furono dotate di una nuova dotazione in modo che potessero vivere con serenità. Rivaluta i seminari cittadini, ne erano, in quel momento c'erano quattro seminari a Napoli, lui ne apre un quinto per creare un maggiore ambito formativo. Una cosa particolare che il cardinale segue anche l'organizzazione delle parrocchie extraurbane. Personalmente si reca nei piccoli paesi, in particolare la sua attenzione si rivolse alle parrocchie a nord di Napoli, la zona di Casolia, di Marano, di Villaricca, dove furono istituite nuove parrocchie. E il cardinale si disfà del famoso tiro a segno che era il vanto del suo predecessore Filippo Giudice Caraccio, per dotarsi di un piccolo lavoro più veloce, più comodo, ma anche più economico, perché tutta la sua ricchezza viene donata ai poveri. Giorno per giorno si libera di tutte le sue proprietà, fino anche degli abiti.
si narra che il cardinale vivesse con abiti da toppata perché aiutava e assisteva tutti coloro che si recavano da lui a chiedere aiuto. Non gli manca anche una certa scientificità di pensiero. Lui trova che in diocesi, già nel 1841, veniva pubblicata, a cura dell'Opera Collegio di Teologi, la rivista La Scienza e la Fede, antesignana addirittura della civiltà cattolica in vari anni. Con il suo episcopato, questa rivista di stampo neodonista viene potenziata, finanziata da lui personalmente, diventando un notevole riferimento del dibattito culturale. Dibattito culturale anti-liberale, dibattito culturale che porterà, questa rivista porterà avanti anche dopo la morte del cardinale. Solo 11 anni dopo la morte del cardinale la rivista sarà chiusa. Nel mese di novembre del 1860 il cardinale rientra in Napoli. Monsignor Caputo è stato nominato cappellano maggiore per Napoli del nuovo governo e le sue aspirazioni pare che fossero mitigate. Però il cardinale non si ferma. Il 16 giugno 1861 viene pubblicato un decreto con cui Sisto Maria Sforza sospende ad vitis i sacerdoti che con la celebrazione dei riti religiosi hanno preso parte alle manifestazioni celebrative dell'Unità d'Italia. Questo lo pagherà, la pagherà caro. Infatti accade che il 24 luglio a Posillipo nel Palazzo Frisio viene scoperta una supposta cospirazione borbonica diretta da Monsignor Bonaventura Ceratiello. Pare che questa non fosse affatto una cospirazione, ma piuttosto fosse una organizzazione caritativa che stava creando una attività caritativa rivolta a tutti coloro che a causa delle calamità si erano trovati senza pensione, senza assistenza, senza possibilità economica. Infatti Monsignor Ceratiello viene arrestato con queste accuse, vengono processati e in agosto dell'anno successivo verranno condannati a varie pene. In particolare Monsignor Ceratiello viene condannato a 10 anni di lavoro forzato e a 200.000 lire di multa, cifra assurda per lei. Lo stesso però evaderà dal carcere di Santa Maria Apparente la notte del 15 ottobre, rifugiandosi in Roma. Purtroppo questo determina che alla prima incidentale del 31 luglio un delegato della questura si presenta al cardinale Sisto Maria della Scorza e gli comunica che in nome del locatenente del re l'ordine di lasciare l'aula. Questo scaturisce dal rinvenimento dei documenti in casa di Monsignor Ceratiello. A questo punto il cardinale lascia l'aula, ma continua attraverso il suo vicario, Monsignor Giovanni Valdeale, a interessarsi dell'attività diocesana, dei seminari, delle parrocchie, di tutte quelle attività che facevano di lui un bello pastore. Un pastore che non abbandona il suo greggio, lo vive per interposta persona. Il 6 settembre dello stesso anno viene annunciato che sempre Monsignor Michele Maria Caputo ha accettato di celebrare la Santa Messa di Pietro, di nuovo arriva a Basilica, da sempre prerogativa dell'Arcivescovo. E l'8 di luglio, durante una celebrazione, questi così si esprime: o Signore, date lume al capo della Chiesa affinché cessi di proteggere Roma in re dei briganti Francesco II e che una volta per sempre
si ravvegna negli errori commessi conoscendone tutta la cristianità e la questione romana abbia presto fine. Monsignor Caputo riceve il fio delle sue pene, muore l'8 settembre 1862 nella sua casa di Vico Campana e le sue esequie deserte vengono celebrate il pomeriggio successivo. Però in questo condominio un periodo fortemente travagliato, il cardinale della Vergine risiede tra Roma, Civitavecchia e Terracina, dove la diocesi aveva una villa di proprietà, e però continua a dare il suo contributo al gabinetto di Francesco II, che aveva il Vergine, partecipando alle riunioni. Continua attraverso Monsignor Valleale e altri suoi collaboratori a interessarsi della città, della diocesi, e non fa mai mancare una sua attività caritativa e solo nel 1866, alla fine dell'anno, gli viene data la possibilità di rientrare in Napoli, una cosa che viene interpretata dalla popolazione, addirittura un giornale raccoglie pubblica la voce secondo cui il cardinale stia per diventare senatore del regno per essere gratificato. Lui chiude ogni voce, fa in modo che nessuno possa parlare di questo e continua la sua opera caritativa, la sua opera di pastore. Abbiamo detto che aveva fondato 27 parrocchie, 16 prima dell'unità, 11 dopo l'unità. Continua la sua attività incessante, quotidiana, di pastore e del suo gregge, per le persone che gli sono affidate dal Signore. Più di una volta, quando in abiti di messe va nelle case ad assistere i moribondi, ad assistere i coleosi, dice: io vengo nel nome del Signore a portarti la sua grazia. Gli ultimi mesi della sua vita sono segnati da un avvenimento molto particolare. Il 1 giugno 1877 il cardinale parte per Roma per sostenere dinanzi alla congregazione, per le cause dei santi, la causa di beatificazione di Maria Cristina di Savoia, prima moglie di Ferdinando II e madre di Francesco II. Il dibattimento si tiene nei giorni successivi e vengono ascoltate, oltre alla posizione contro la posta, dallo stesso Sisto di Maria Sforza, le testimonianze dirette di 10 prelati napoletani, tutti che avevano personalmente conosciuto la regina. Purtroppo, nelle settimane successive, il cardinale ha varie malattie. Sono attacchi cardiaci che gli danno forti sofferenze. La mattina del 27 settembre, dopo un'udienza con il vicario episcopale, direttore del seminario diocesano, accusa un forte malore e si ritira immediatamente nella propria camera, visitato dal suo medico personale, e poi dal primario dell'ospedale di Napoli gli viene diagnosticato un attacco cardiaco. Passa il pomeriggio a ricevere alcune visite. Nel mattino del giorno 28 si alza dal letto per celebrare la Santa Messa dell'oratorio privato, al termine della quale Monsignor San Severino, prefetto del nuovo collegio dei teologi, gli amministra l'estremunzione, che riceve con devozione e serenità. Benché consapevole delle precarie condizioni di salute, passa il pomeriggio ricevendo il ristretto collaboratore, alcuni canonici della cattedrale e due parroci. Alle 11 del mattino del giorno seguente, un nuovo attacco cardiaco lo sfrutta. I funerali vengono celebrati il 3 ottobre. Dalle volte si è vista a Napoli una simile cauca di popolo, come quella che il giorno prima ha
accompagna al volo le spoglie mortali del suo eccesso, di questo grande gigante della carità e dell'amore per il suo sovrano e per la sua diocesi. Il corteo parte dal palazzo del Cerescolile e attraversa via Duomo, piazza Cavour, via Costantinopoli, via San Pietro a Maiella, via Tribunale. Il cadavere imbalsamato sarà esposto per tutta la giornata e tutta la notte. Poi a un mattino viene celebrato il solenne funerale con la partecipazione delle massime autorità cittadine e al pomeriggio viene inumato nella cappella del cimitero di Santa Maria del Piano. Credo che sia significativo ricordare ora le disposizioni testamentarie del cardinale. I pochi beni privati di famiglia che gli erano rimasti vanno a un nipote dodicenne che studia in un collegio di Cascata. 4.250 lire a titolo di notifica e liquidazione al signor Luigi Gravina, suo maggiordomo, 6 mesi di paga a tutta la servitù. L'uso della sua casina o pomelo in perpetuo ai padri della missione ieri perché possano fare l'informazione per i chierici. Ancora una volta, da per la formazione dei chierici, che è stato uno dei suoi punti di riferimento più importanti. 10.750 lire al Papa, perché offra in un collegio romano un posto per un chierico napoletano. 2 quadri di soggetto sacro a Monsignor Antonio De Rosa, suo segretario, 1 quadro di soggetto sacro, 25 lire e 1 orologio al canonico Michele Catelli. Una figura particolare sarebbe da approfondire, la figura del canonico Catelli. La sua opera di collaborazione oculata e mirata all'assistenza caritativa del cardinale, il braccio destro del cardinale della carità. A quasi un anno di distanza dalla morte di Sisto della Sforza, nell'estate del 1878 viene annunciata la nomina del nuovo arcivescovo di Napoli. Non scelgo la polemica e i problemi. A pochi giorni dalla morte, il Ministero della Real Casa ha comunicato di voler prendere il potere di nomina dell'arcivescovo della città di Napoli, già riconosciuto a Re di Napoli. In Vaticano aveva comunicato di non ritenere più opportuna questa tradizione. Padre Guglielmo San Felice da Quarella prende quindi un posto di Sisto della Sforza, continuando il servizio ai poveri, ai sofferenti.